Bentrovati come sempre qui dal complesso turistico Damiani. Subito dopo le vacanze natalizie siamo qui di nuovo con un altro argomento molto molto interessante. Parleremo oggi infatti della nascita di una nuova associazione Onlus, il cui nome è Eole, e ne parliamo con tra i fondatori di questa associazione, papà e figlio. Abbiamo due avvocati, Angelo e Gianni Piscitelli. Gianni è già stato nostro ospite tempo fa, abbiamo presentato qui da questa postazione un libro da lui scritto che ha avuto molte molte visualizzazioni, questa trasmissione, questa intervista, più di 3.000 se ricordo bene, Angelo, vero? Invece oggi parliamo di tutt'altro. Io comincerei con Angelo. Questo nome Eole, l'acronimo di sta per? Sì, intanto grazie per l'opportunità che ci avete, avete concessi. Eole è l'acronimo di Italian Organization for Life Education, è una onlus che è nata da poco, da qualche mese, e per la quale stiamo cercando di dare un forte seguito, soprattutto per quelli che sono i fini dell'associazione. Ma sembra quasi un nome questo Eole, come mai? Sì, Eole non è un nome di fantasia. Ah, non Eole, è un caso allora? No, è il nome di mia madre, della moglie di Gianni, di papà, e ci siamo ispirati a lei per far nascere questa associazione, a lei e ai suoi valori, a quello che negli anni insieme a papà ci ha insegnato, e ci siamo detti questo, io, i miei fratelli, papà, proprio cerchiamo di dare di nuovo voce e nuovo impulso a tutto quello che faceva piacere a nostra madre. E quindi è un modo bellissimo di ricordarla, e magari tutti fossero fortunati così ad avere dei figli splendidi, perché oltre a Angelo abbiamo Marco e Luca. Quindi tre bellissimi, bravissimi ragazzi, e quindi questa mamma viene onorata così da questo ricordo, che poi diventa un ricordo poi che si trasforma in concretezza, perché vediamo un po' con le finalità, diciamolo ancora di più, approfondiamo. Sì, che allora, cosa mi proponete? Lo sguardo è rivolto ai bambini soprattutto e a coloro che vivono momenti di difficoltà. Noi stiamo in stretto contatto e in collaborazione con l'ospedale Posillipon, il reparto di oncologia ed ematologia, e i primi progetti saranno proprio per quei bambini. Uno di questi, di cui ne vado fortemente fiero perché nasce da una mia forte volontà, è quello che noi abbiamo denominato Figli d'Angelo. Doneremo le parrucche purtroppo alle bambine, soprattutto, che nel corso delle loro cure perdono i capelli. E una cosa a cui diciamo mi ha dato molto significato per portare avanti questa iniziativa è che i referenti del Posillipon, la dottoressa Flavia Camera in primis, mi ha detto che è il momento più duro dopo il dover dire ad un proprio figlio di avere una malattia, il tumore, è quello di dire alla bambina che perderà i capelli. Forse per loro piccoli è il momento più tragico. Sì, questo. Perché purtroppo c'è l'incalzare della malattia, le cure che vanno avanti, quindi anche i momenti di sofferenza, di criticità, e noi con questo piccolo gesto cerchiamo di evitare quelle differenze tra bambini che potrebbero essere per loro un ulteriore momento di sofferenza. Io questa cosa che tu dici è molto importante, perché da insegnante ho vissuto spesso queste situazioni in classe, dove c'era qualche signorinella, perché insegnavo al liceo, che perdeva i capelli, e io a volte non sapevo come comportarmi per l'accettazione non soltanto sua ma degli altri, che a volte a quell'età si è un po' crudeli perché si gira tutto nel gioco. Ma abbiamo dato tanto spazio ai bambini, noi abbiamo anche una trasmissione che facciamo in collaborazione col Santo Bono, proprio perché parliamo di bambini, con un'altra dottoressa colpita anche lei da questa terribile malattia. Abbiamo presentato un libro che si chiamava Tempo di parrucca, vedi alla fine come il cerchio si chiude. E se tu hai finito, io volevo chiedere a papà, perché c'è stata una serata bellissima di presentazione dove noi siamo stati anche presenti con la nostra emittente, di questa nascita, di questa, parliamo di quella serata che si è fatta alla Falanghina, una tenuta che c'è qui, fa parte di Pozzuoli, quella Pozzuoli, zona lì. Pozzuoli. Allora Gianni. Sì. Innanzitutto grazie, come prima aveva detto anche Angelo, mio figlio, per questa opportunità che ci date di parlare di un argomento di strettissima attualità, perché oggi il volontariato, quindi le onlus, ma le non profit in generale, se non ci fossero sarebbe un disastro per l'Italia. Ho appreso proprio qualche giorno fa che il governo in carica al nostro paese ha ulteriormente ridotto, diciamo, gli stanziamenti per
a favore di queste, del famoso terzo settore o di promozione sociale che dir si voglia. Quindi questo è uno sprone in più a doverci rimboccare le maniche, noi che ci crediamo e che crediamo in certi valori, e questi valori noi li abbiamo espressi in maniera molto chiara nella serata di battesimo, per così dire, della Onlus Iole, nella quale serata, come dicevo prima, abbiamo fissato le linee guida di come muoverci nel tempo. E per poterci muovere nel tempo e a lungo, negli anni, abbiamo cercato di creare una progettualità che è come una catena. Una maglia tira l'altra e tutti insieme vanno avanti. Quindi, come dicevo anche in qualche altra occasione, una locomotiva che più vagoni e carrozze si cerca di tirare dietro, e meglio è per l'umanità. Se non ci fosse il volontariato, se non ci fosse questo associazionismo onlus, non che dovrebbe affiancare le istituzioni, ma ahimè spesso si sostituisce, dobbiamo dirlo con spirito critico, alle istituzioni quando non ci sono. Certo. Tante le presenze, mi hai detto quella sera. Infatti questo volevo riferirmi adesso, che insomma noi come battesimo abbiamo avuto una presenza di oltre 140 persone, e devo dire che ci siamo attestati intorno a 30.000 euro di raccolta. Che bello. Che sono, diciamo così, in cassa per essere poi mano a mano distribuite per i vari progetti e cercare di essere presenti, ma personalmente e direttamente. Noi tra l'altro abbiamo anche un'altra iniziativa che stiamo studiando, quello di far leggere i bambini e quindi di poter evidentemente portare loro libri adeguati alla loro età per poterli poi inserire, insomma, in una società più civile, perché come noi sappiamo abbiamo a Napoli e in tutte le parti del mondo i famosi terzo la borghesia, il terzo stato. E allora a questo punto anche i ragazzini che cominciano ad avere un contatto di lettura, di apprendimento, anche di fotografare certe immagini riportate in questi libri, questo è un motivo di, diciamo così, di riportare sulla strada della legalità bambini che viceversa potrebbero diventare ed essere troppo legati ai social, ai telefonini, e leggere tanta porcheria e avviarsi verso brutte strade. Proprio oggi in televisione seguivo questa attenzione a Gianni Rodari, questo scrittore per l'infanzia, dove si parlava appunto di quanto sia importante la favola per un bambino nella sua formazione, che pare assurdo ma è così, e di quanto sia importante che la mamma o un genitore sia a leggere questa favola, e faceva notare che un bambino, una cosa che io ho vissuto con mio figlio, spesso ti mette in imbarazzo perché quando gliela racconti si ricorda tutte le parole della volta precedente e vorrebbe che la mamma gliela leggesse allo stesso modo, ed ha un significato questo, consolida il rapporto. Comunque papà ha parlato di progettualità, quindi di progetti. Sì. Vedo che sono progetti bellissimi, pieni di contenuto. Qua, diciamone qualcuno se te li ricordi adesso. Assolutamente, tutti. Oltre a quello che ho detto prima del Posillipon, sempre con il Posillipon doneremo una borsa di studio a uno psicologo perché possa essere per un anno intero insieme a coloro che sono sotto cura per il trapianto di leucemia nelle camere sterili, dove si perde purtroppo ogni tipo di contatto con la realtà. Grazie anche all'avvocato Spina riusciremo a donare sempre a Posillipon dei libri affinché possano anche lì avere dei momenti di distrazione ulteriori, e abbiamo stretti contatti con Padre Nunzio della Chiesa San Matteo di Monte Calvario, quartieri spagnoli dell'Ordine dei Mercedari, al quale già abbiamo fatto una donazione per il ripristino, che è stato ultimato qualche giorno fa, dell'oratorio. Anche a loro doneremo dei libri, e Padre Nunzio devo dire che ha mostrato tantissima sensibilità nei nostri confronti intitolando l'oratorio proprio a Iole, a nostra madre. Altro progetto con l'associazione, il partenariato con l'associazione, chiedo scusa, tra parentesi, dei quartieri spagnoli per tour anche qui ricreativi, ma non solo per i bambini. Bene, è importantissimo. Però da tutti questi progetti io so che c'è qualcosa che tu curi personalmente da tanti anni, San Gennaro Foundation. Vogliamo parlare di quest'altra cosa di cui ti occupi? Non so come fai a fare tante cose, l'avvocato, Iole, e anche si nasce con uno spirito così. Allora, parliamo di quest'altra associazione che c'è. Sì, io sono presidente onorario della San Gennaro Foundation di Boston. Curo anche i rapporti internazionali tra Boston
e Napoli, per quanto riguarda anche la possibilità di un gemellaggio da fare con le due città. In questa direzione, con il comitato direttivo della San Gennaro Foundation lì a Boston, abbiamo tracciato le linee guida. Giace presso il Comune di Napoli una documentazione volta ad ottenere questo gemellaggio, questo momento di interscambio culturale, che può, insomma, come dire, avvicinare i popoli, nel senso che, insomma, c'è la lontananza, insomma, diventa sempre più piccola, più corta, più gestibile, e quindi essere pronti in ogni parte, si fa per dire, del nostro globo. Anche qui avete degli scopi altamente, certo, nobili. Sì, anche qui ci sono scopi di natura sociale. È vero che lo scorso settembre anche l'associazione di Boston ha avuto una grande affermazione con un incasso che è andato ben oltre i 300.000 dollari, e quindi per un'associazione che anche lì è nata operativamente, insomma, da quest'anno, evidentemente è stato un grande exploit. Ed è per questo che, saputo di questa nostra onlus dedicata alla compianta di mia moglie, che molti di questi amici bostoniani conoscevano, hanno conosciuto, a un certo momento c'è stato, come dire, un contatto immediato ed un'adesione immediata a quelli che sono i nostri, obiettivi, i nostri progetti. Per la verità, mi piacerebbe in questa sede, visto che abbiamo il piacere di essere ospitati da un'emittente televisiva abbastanza molto nota nella nostra campagna, sì, e anche in tutto, sì, il sud, se mi consente, sì, la dottoressa Nesta, perché la seguono tutti. Tra l'altro, io, mi diceva prima la dottoressa Nesta, sono anche stato in questa TV un paio di anni fa, parlando di cose diverse da quelle di oggi, però devo dire che ha avuto un seguito, e quindi questo mi fa piacere. Allora, per ritornare al discorso bostoniano, io mi permetterei di leggervi due righe. Sì, una lettera che ha avuto molto bella, adesso sarà lui a leggere, ce l'ha gli occhiali per leggere? Ecco, allora, mentre lui si prepara, perché anche questa è un'ulteriore testimonianza di quanto questa famiglia, loro, fanno sempre per il sociale, con questi scopi altamente umanitari che dedurremo anche adesso dalla lettura. Ecco, questi all'età purtroppo abbiamo tutti bisogno degli occhiali, io compenso con la miopia, quindi leggo ancora da vicino. Allora, questa lettera che ha ricevuto, leggiamola. Ho ricevuto questa lettera, Iole, oggetto Iole, leggo talis et qualis, in maniera tale da non riportare... Avvocato, talis et qualis, meglio viene fuori la sua natura. Andiamo. Iole, che oltre ad essere un nome di persona, è anche l'acronimo di Italian Organization for Life Education. Mi arriva questa lettera, egregio avvocato Piscitelli. Noi della San Gennaro Foundation of Boston siamo molto lieti di apprendere che, unitamente ai suoi figli Angelo, Luca e Marco Piscitelli, unitamente all'avvocato pianese Adele, avete costituito l'associazione Iole Non Profit, avendo come scopo quello di contrastare la povertà con opere di beneficenza, in particolare dei bambini ammalati appartenenti a famiglie bisognose di aiuto. La nostra associazione quindi ha il piacere di comunicarle, attraverso l'ufficio di presidenza, la piena disponibilità a condividere i progetti da voi proposti. Pertanto, in aiuto ai nostri connazionali italiani che vivono in condizioni di indigenza e precarietà. Pertanto, conclude questa nota, questa lettera, questo documento, con la massima adesione ai progetti, alle iniziative che diano sempre, per dare sempre più corpo e più sostanza a quello che è questo momento, quello che è la solidarietà in generale, che come in Italia, anche qui in America, quindi nella nostra città di Boston, è presente più che mai con atti concreti per aiutare i tanti che hanno bisogno di aiuto. E così finisce questa lettera, che di cui io sei orgoglioso. Sono veramente, vado fiero, perché sinceramente parlando un po' d'acqua se la vuoi, noi abbiamo tutto qui, bevi, perché in questi tempi di raffreddore non ti trattenere, prosisci pure. Non mi aspettavo di avere tale testimonianza.
Senti, sei contento di questa cosa, questa affermazione ulteriore di tanto lavoro profuso in tanti anni? Sono contentissima, se devo dire la verità, come dicevo già prima, in precedente occasione, dobbiamo dirci grazie tra di noi in famiglia, perché, ripeto, l'iniziativa non nasce da una cosa... Quindi cammineranno parallelamente queste due cose, rientra poi in Iole, questo rientrerà, che l'impegno sarà tanto. Momento, sì, per il momento noi cerchiamo di essere, diciamo così, distinti. Distinti, esatto, che già esisti da... Esatto. Anche se accomunati dallo stesso desiderio. È chiaro. Poi vedremo, perché come sappiamo le associazioni nel momento in cui stanno pure quelle in difficoltà, devono riunirsi in altre associazioni, certo, più importanti, noi speriamo di accoglierle, anziché a dare voi lì. Perché per quanto riguarda come la legge che vige in Italia, tutto ciò che resta di un'associazione non lucrativa di utilità sociale, quindi una non profit, va donato ad un'altra associazione per poter continuare e cercare l'attività di far vivere l'altro. Certo. Ripeto ancora una volta, noi cerchiamo di non arrivare a questo perché pensiamo di poter essere costanti. Certo, sono, conoscendo voi, conoscendo te prima di Angelo, proponiamo a livello diciamo di sarà un successo ogni senza anno, di fare sempre meglio. Diciamo un po', adesso dobbiamo dare praticamente dei riferimenti, dove avete la sede, faremo andare in sovrappressione anche i vostri, certo, recapiti, insomma, no? La sede legale per il momento è presso il nostro studio in Piazza dei Marti, Santa Maria Cappella Vecchia 11, e lì saremo ben lieti di ospitare tutti quanti vorranno venire per chiederci informazioni piuttosto che essere aggiornati, anche se noi manderemo newsletter a tutti gli associati per quello che è i vari prosegui dei nostri progetti, in maniera tale da poter dare il polso della situazione a tutti gli associati e affinché tutti quanti possano, chi più chi meno, rendersi comunque parte attiva, perché io ricordo sempre che quello che facciamo noi con la donazione è la parte, diciamo, quella più semplice, forse quella più facile. I volontari, coloro che invece scendono in campo tutti i giorni, loro sicuramente hanno un ruolo più importante e anche di questo l'associazione deve vivere, quindi gente bene, che vuole fare. Bene, un'ultima domanda, chiudo con te, chi può aderire? Cioè c'è la preferenza di persone o possono aderire tutti? Possono aderire tutti, ma anche per un euro, a partire da un euro, quindi voglio dire non c'è un discorso di limite, nel senso che... E poi voglio rafforzare il concetto che Angelo poco fa espresso. Noi siamo pronti, perché è nello studio legale che vive questa società, ed è con noi giorno e notte, quindi voglio dire in qualunque momento, qualunque persona, qualunque benefattore desidera avere contezza di questa nostra attività, questo lo può fare. Lo può fare senza se e senza mai, in qualunque momento, basta una telefonata che possono fare al nostro studio e noi saremo a loro disposizione per qualunque e ulteriore approfondimento, perché io credo che sia fondamentale il controllo di quello che è, diciamo così, la gestione del pubblico denaro. Certo. Questi sono soldi che vengono da noi, che viene dalla gente, dalle persone che... Quindi massima trasparenza con una continua informazione. Professionisti, imprenditori che hanno fiducia in noi e noi dobbiamo essere... Bene. Ben attenti nell'amministrare queste risorse. Bene, io vi faccio tanti tanti auguri, conoscendovi sarà senz'altro un successo, soprattutto perché è così importante oggi che ci siano persone come voi che pensino a queste persone un po' abbandonate. E ringrazio voi per l'attenzione e ascoltate appunto questo invito a collaborare, che può essere soltanto economico ma può anche essere fattivo di collaborazione vera e propria come volontariato. Alla prossima, grazie al papà e al figlio, a Gianni e ad Angelo Biscitelli. Grazie a voi, grazie a te Rosaria e a Antonio. Una minuta, ma fai su nasi strusciutata, e si ma dormo sonno a me, e sto dormendo in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su una Padre. Tu vien de mar, tu ah, vienes e sembra carezzare, strigni ma sullo che va su parla, ma con te mi voglio perdere. Io vien de se fa sendere, con l'onna c'è un fonnerà. Amor va a pasar.
sta città che è bella pura fierna con fritta naso maraccia passata.